Buon day, io sono Barbuto ma non ho la barba. Anche oggi siamo qui con un nuovo video giornaliero, un video ogni giorno. Oggi tra l'altro sono pure in cameretta, ho cambiato la postazione per il video di oggi. Non è cambiata solo la postazione ma siamo qui con una nuova serie, quindi guardate tutto il video, commentate, fatemi sapere se vi piace. Ancora non ho deciso il titolo perché quello che farò oggi sarà vedere video su TikTok e quelli che mi piacciono li seguirò. Dato che la serie dove reagisco ai TikTok è una delle serie più seguite sul mio canale, ho detto perché? Oltre a guardarli, noi le seguiamo anche queste persone. E di solito quando faccio le reazioni prendo una compilation, delle compilation che ci sono su YouTube e reagisco. Invece oggi andremo proprio in diretta, live, adesso, in questo momento, a vedere TikTok. Quindi attiviamo la registrazione schermo. 3, 2, 1. Io sono Barbuto senza la barba. Mettiamo questa regola, ovviamente se un TikTok non mi colpisce subito, lo cambierò, lo giro, ok? Ho una soglia dell'attenzione molto bassa io. Ma questa è una cosa vista e rivista, non è originale. Telefono dentro l'ascensore sale, si apre. E ci sono di nuovo le persone che prendono il telefono. Passo le ore su TikTok, ormai sono un critico. TikTok, prendetemi come... non so come si dice. Ecco, lei parte bene. Lei parte bene, sapete che mi piacciono i TikTok delle ragazze. Però no, non mi ha convinto. Ok, questo mi interessa. Questo ha attratto la mia attenzione. Attenzione perché questo ha attratto la mia attenzione. Oh. Lui si merita il follow. Quindi abbiamo già seguito una persona, ovvero Julie Stange. Non so se si pronunci così, però voglio fare il commento di questo TikTok perché ho voluto seguirlo. Uno, perché è un TikTok molto originale, è la prima volta che ne vedo uno del genere. Seconda cosa, ho usato un trucco di magia per stupire questo quest'uomo che è un senza tetto. E oltre a stupirlo, gli ha dato parecchia moneta. E si vede palesemente, chiaramente, che il senza tetto è contentissimo. Quindi questo ci è piaciuto. Giriamo. Questo è molto 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 originale, quindi un altro follow. Cooper Dimmack, non so se si pronunci così, non insultatemi nei commenti. Molto originale perché riproducono, allora, ogni volta che seguirò una persona commenterò perché l'ho voluta seguire eccetera. Hanno riprodotto lo schermo di TikTok, quindi vedete c'è lo schermo, il tastino per registrare e i numeri, quindi ci è piaciuto. Cosa sta per fare? Oddio! Mi ha fatto ridere, sono sincero, mi ha fatto ridere. È una cosa che è stata vista e rivista, ma mi ha fatto ridere, quindi seguiamo HTX Malik. Oddio, cosa vuole fare? Lui si merita il follow subito. Willy Spencer ci ha appena fatto un backflip al supermercato. Non so se la tipa sia complice o meno, però sono morto da ridere. Mi dispiace per chi dovrà pulire, però è bellissimo. Questo non mi convince. Oddio, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ah, tipo il check della fronte. Oddio. Però niente di che, quindi non ti seguo, mi spiace. Oggi ho scritto un'amica mia e ho fatto: guarda, ma tu pare per caso il ladro? Tu con le tue stupide battute, dai, dimmi. Ma no, perché non ho appena manettato. Questi TikTok sono visti e rivisti. Voglio qualcosa di nuovo, qualcosa che mi stupisca. Ok, questi fanno finta che sia una foto, ma in realtà si vede che non è una foto. Voglio fare il criticone, però io devo seguire le persone che mi stupiscono. Quindi se qualcosa non mi stupisce, dico perché non mi stupisce. Fatemi magari sapere anche voi se qualcuno che non ho seguito vi ha fatto ridere o vi ha stupito o l'avete trovato originale a differenza mia, o se qualcuno che io ho seguito non l'avete trovato né originale né che vi facesse ridere eccetera. Voglio il vostro parere, commentate. Ah, è una cosa importantissima: se non sei iscritto iscriviti, se sei un nuovo iscritto, se stai entrando a far parte adesso di questa combricola di matti come me, commenta con hashtag nuovo iscritto. Comunque oggi sono super gasato, sì, capite? Questo non mi convince, lo giro. Cosa sta facendo? Oddio, mi stavo per prendere malissimo. Questi TikTok sono fighi perché mi piacciono un botto vedere, mi piace un botto vedere TikTok delle squadre tipo di basket, di calcio, di rugby, di football, insomma. Sì, però questo non mi ha convinto. Lui è il sosia di... non mi viene in mente, del ragazzo di Stranger Things. Non capisco se sia fake o vero. È un grande. Lo seguo, se è vero lo seguo. Secondo voi è vero o fake?
Raga, è un grande. Questa è personalità. Ok, lui è quello che fa i trucchi di magia. Questo, allora, l'avrei seguito se fosse stata la prima volta ad aver visto questo video. Ma questo video mi è apparso mesi e mesi fa su Instagram. Lui lo seguo già. Mi spiace, ma l'avrei seguito perché, raga, ha troppa personalità. Cioè, lo vedete com'è vestito? È un grande. Cioè, uno deve avere un coraggio assurdo per andare in giro vestito così. Uno, prima cosa. Prima cosa. Secondo, cioè, c'ha troppo stile. Cioè, non c'è nessuno che si veste come lui. I vari step della dipendenza di TikTok. La mia. Comincio a fare video ma li tieni in privato. Non è vero. Io, anche se sono imbarazzatissimo, faccio un TikTok super imbarazzante, lo pubblico. Lei si sta per spogliare? Scontato. Davvero qualcuno crede che una persona si possa spogliare su TikTok? Ah, mi fa impressione. Io quando vedo Aghi siringhe cose, hashtag Aghi siringhe cose, ce la faccio a guardare, quindi ho skippato. Oddio, non me l'aspettavo, grande. Lui davvero mi ha stupito. Big up per Riccardo Aldi. Un sacco di forza d'animo, perché ho visto che comunque ha dei problemi alle gambe, quindi non riesce a camminare bene, ma vedo che si impegna tantissimo per poterlo fare in futuro. Seconda cosa, non mi aspettavo davvero che arrivasse il rapper, che arrivasse Mambo Losco nel video. Shogo Twins, questi due gemelli non avevo mai visti. Ma vogliamo vedere i capelli? Ah, sono semplicemente bianchi. No, quelli stanno rifacendo. Ma io non ho capito che capelli hanno fatto, raga. No, vabbè, sto volando. Ci stanno cascando tutti. Ci stanno cascando tutti. No, vabbè. Sto volando. Ah, mi sono appena reso conto che li seguo già, quindi mi avevano già stupito in precedenza. Grandissimi. Oh, anch'io ho un gattino così. Poi è morto. Niente di che, taglio di capelli. Oddio. Oh, stavo cadendo. Oh no, cosa fa? Bello comunque, non me l'aspettavo. Pensavo facesse qualche scenetta, tipo ok, faccio finta di rubare la macchina. Tutorial magia incredibile. Aspetta, devo capire come. No, vabbè, sono grande, ti seguo. Domenicos, ti seguo, sei un grande, non me l'aspettavo. Te lo giuro, pensavo avessi qualcosa dietro la mano. E questo qua te lo copio, giuro, lo faccio anch'io. Domani lo carico, andatelo a vedere. Questo non mi convinceva. Sì, sono solo invidioso perché io non ho la tartaruga, ok? Ok. Allora, carino, ma stupito, non ho mai visto un albero di Natale aprirsi così, però non lo seguirò perché, nel senso, non sono video che, diciamo, oddio, i TikTok indiani sono i migliori. Non ci voglio credere, raga, è impossibile, 80, eh? No, vabbè. Cosa? 100 qualche numero in più di 140, tipo erano 143, 140, c'erano 140 e altri 4 coppie spaccati tutti con un pugno. Queste personalità, ma è incredibile. Ok, vediamo cosa fanno loro. Che tenero. Oh! È una cosa che io non farei mai. Cioè, io stra che mi diverto a fare il competitivo. Si è meritato il follow. Mi è piaciuto e trasmette dei messaggi positivi, che pur di far felici gli altri, rinunci ad avere. Cioè, capito? Cioè, rinunci ad avere non so parlare oggi. Rinunci ad avere una soddisfazione personale nei confronti di una persona a cui vivi bene per vederla felice. Grande, ok. Questo TikTok mi piacciono. Questo lo balziamo. Oddio. No, vabbè, ma è un. Ah, non stavo capendo, raga, era ironico. Ho detto, ma davvero scrive con quella matita gigante? Questo l'ho fatto anch'io col mio amico, quindi non mi stupirà, ecco. Si sapeva che finiva così.
scusate l'ultimo pezzo di defiance, raga, ma tipo sto registrando da più di mezz'ora. Ho interrotto la registrazione schermo perché volevo farlo appunto in live. Vado nella galleria e non l'aveva salvato. Però poi è comparso, perché quel barbuto non si fotte, eh. Comunque, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ogni giorno un nuovo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale con hashtag nuovo iscritto. Fatemi sapere quale TikTok di tutti questi è stato quello che vi ha stupito di più. Magari su Instagram mandatemi il vostro profilo TikTok, così la prossima volta guarderò anche i vostri e se mi stupirete seguirò anche qualcuno di voi. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, perché per la terza volta ogni giorno un nuovo video. Ciao!